Ciao a tutti e benvenuti su Serie TV Italia. Eccoci con un nuovo quiz. Sai tutto sulla telenovela turca, Daydreamer? Mettiti alla prova con questo video e cerca di indovinare tutte e 10 le domande. Ma ricorda, hai solo pochi secondi per rispondere alla domanda. Ogni domanda corretta vale un punto. Alla fine del video, fai la somma dei tuoi punti e scopri se veramente sei un amante di questa telenovela. Ma prima di cominciare ti ricordo di iscriverti al canale e cliccare la campanella per rimanere aggiornate. Sei pronta? Hai carta e penna? E allora, via! Domanda numero 1. L'agenzia pubblicitaria della famiglia Divit si chiama FH, una sigla che sta per Fikira Rica, che in turco significa A. Pubblicità amica, B. Idee e magia, C. Idea fantastica, D. Lampi di genio. La risposta esatta è la C, idea fantastica. Domanda numero 2. La traduzione in italiano del titolo originale di Daydreamer è A. Le ali del giorno, B. Le ali del sogno, C. La luce del mattino, D. L'uccello del mattino. La risposta esatta è la D, ma per evitare equivoci, è stato tradotto come Le ali del sogno. Domanda numero 3. Sanem ha preparato un profumo per Khan, cercando di conquistarlo. Dietro la fragranza c'è una ricetta molto antica e l'ingrediente segreto è A. La primula, B. La rosa canina, C. Il giglio selvatico, D. La margherita. La risposta esatta è la C, il giglio selvatico, che come spiega Sanem è difficile da trovare. Domanda numero 4. Il titolo originale della sigla è Günaydın, che vuol dire buongiorno, è cantata da A. Mustafa Sanadal, B. Dimet Özdemir, C. Sezen Aksu, D. Tarkan. La risposta esatta è la B. La nostra dolce Dimet ha cantato la sigla originale di Daydreamer. Domanda numero 5. Qual è il cognome di Sanem? A. Yüksel, B. David, C. Keskin, D. Aydin. La risposta esatta è la D. Domanda numero 6. Quanti sono in totale gli episodi originali di Daydreamer? A. 54, B. 51, C. 59, D. 55. La risposta esatta è la B. In Turchia gli episodi originali di Daydreamer in totale sono 51, invece in Italia 161.
Domanda numero 7. In quale quartiere di Istanbul è girato Daydreamer? A. Fatih. B. Silivri. C. Beyzon. D. Tuzla. La risposta esatta è la C. Beyzon. Domanda numero 8. In che anno è stato girato Daydreamer? A. Tra il 2017 e il 2018. B. Tra il 2016 e il 2017. C. Tra il 2018 e il 2019. D. Tra il 2019 e il 2020. La risposta esatta è la C. Daydreamer è stato girato in Turchia tra il 2018 e il 2019. Domanda numero 9. Gian è molto legato ad un oggetto. Qual è? A. Bracciale. B. Macchina fotografica. C. Pietre lunari. D. Anello. La risposta esatta è la C. Pietre lunari. Domanda numero 10. Il vero nome di Leila è? A. Turku Turan. B. Osnur Serceler. C. Özlem Tokaslan. D. Gamze Topuz. La risposta esatta è la B. A quante domande hai risposto correttamente? Se hai totalizzato dai 8 ai 10 punti. Complimenti, sei una vera amante di Daydreamer, sicuramente non hai perso nessuna puntata. Bravissima! Se hai totalizzato dai 5 ai 7 punti. Fantastico, sei una vera fan di questa telenovela, ma sicuramente, ogni tanto hai perso delle puntate, è ora di recuperare riguardandole su Mediaset Play. Se hai totalizzato da 1 a 4 punti. Sei sicura che ti piace questa telenovela? Da questo quiz non sembra. Forse devi solo fare un ripasso. Ti suggeriamo di scaricare app Mediaset Play e rivedere le puntate. E tu quanti punti hai totalizzato? Condividi con noi il tuo risultato, scrivilo sotto nei commenti. Ragazze, per oggi è tutto, ma prima di lasciarci, non dimenticare di mettere like al video, iscriverti al canale e cliccare la campanella per rimanere sempre aggiornate. A presto da Serie TV Italia.